Oltre 2 milioni e mezzo saranno destinati ai beni culturali della provincia di Salerno. A beneficiare di queste risorse nel programma triennale 2021-2023 anche l'area archeologica del Teatro Ellenistico Romano di Nocera Superiore per 200.000 euro, la necropoli protostorica della Valle del Sarno per 100.000 euro. Un patrimonio inestimabile quest'ultimo, in quanto interessa l'area di Nocera Inferiore e Superiore, ma anche quella di Sarno, San Marzano e San Valentino Torio. Inoltre sono stati stanziati per il restauro della Villa Prete di Scafati ben 200.000 euro, fondi anche per Baronissi, Cava dei Tirreni, Positano, Salerno, Ponte Cagnano e Padula. Soddisfatto anche il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cofano. Sollecitando la soprintendenza, che devo dire si sta interessando perché ha raccolto la sensibilità dell'amministrazione, sia per il PUA che riguarderà la necropoli di Pizzone, dove è previsto un intervento di rigenerazione urbana con strutture turistico-ricettive e percorso pedonale intorno alla necropoli, e qui c'è un impegno diretto sul Ministero, e poi altri interventi che invece dovrebbero essere finanziati negli anni 2022-2023 grazie anche all'interessamento dell'onorevole Villani e della dottoressa Bonaudo della soprintendenza.